42. Non sono gli eroi positivi che determinano il successo di un'opera, anzi, perché è il male, il vero motore di un racconto. Conosco questa gente da quando sono nata. Posso giurare sulla buona fede di ognuno di loro. L'ha fatto, non è vero? Professore, lei non ha capito. Questo non è niente. La tempesta deve ancora arrivare. Benissimo, Lega Nerd. Infatti dal capello poteva essere Lega Nerd, cazzo. Manca gli occhialoni e via. La realtà è finzione. Il film di Renato Carrisi investiga su questa criminalità che in realtà è filtrata totalmente dall'occhio dei media e ci fa pensare tantissimo a quella che è la nostra realtà, perché La ragazza della nebbia potrebbe essere tranquillamente il caso di Sara Scazzi, come tantissimi altri casi, che ormai non è più avere la giustizia, ma consegniamo il mostro al pubblico e vediamo quanto scerfa questo nuovo reality. Voi con i vostri personaggi avete avuto modo di confrontarvi un po' con quella che è la realtà che viviamo adesso, non solo in Italia, io dico un po' in generale. Avete avuto modo di fare qualche riflessione personale da questo punto di vista? Ma quello ti confronti ogni giorno, al di là del fatto che abbia interpretato Loris Martini o tutti i personaggi che interpreti, ma realtà e finzione oramai vanno a pari passo. C'è il Bitcoin, c'è questo mondo parallelo, virtuale, che ti può sorpassare in un modo vertiginoso e tu sei ancora con la moleschina a scriverti i tuoi appunti, con la matita a cancellarli. Quindi ci fai i conti ogni giorno con questa cosa. La cosa che colpisce tanto in questo film è soprattutto l'idea di Donato, è che scardina l'ipocrisia. Lo continuo a dire, ma è il sunto proprio di questo film. Cioè, smettiamo di dire che vogliamo trovare la verità, che la giustizia è uguale per tutti, cosa che non è vero da tanti anni. L'importante è avere il click mediatico giusto per poter fare l'indotto. Il click mediatico giusto, in questo caso specifico, nella ragazza nella nebbia, è Anna Lu, questa ragazzina che vedete sul manifesto di 16 anni, che scompare in questo paese che si chiama Avesho, che potrebbe essere in tutto il mondo e di qui di là, che è una persona che per bene, che va alla confraternita, cristiana, perfettina, ecco il caso giusto, il capro espiatorio perfetto per un'indagine, per poter fare grana, soldi, potere ed arrivare alle telecamere in primo piano. Ecco, questa è la cosa fondamentale, ma se noi andiamo a scartabellare, basta che vai su internet, dato che tu sei nerd e sarai davanti al computer 8 ore al giorno, clicca, quante donne scompaiono all'anno in Italia? Sfioriamo i 300, 250, 220, dipende dall'anno. Ne senti parlare? Perché non è un caso mediatico, non importa a nessuno. Era un'ex prostituta, sarei cercata, era una nigeriana, era una contrabbandista, era... Questo è importante. È già questa ipocrisia, è già questa falsità di per sé. Nella reale vita che io frequento tutte le mattine c'è questa ipocrisia. L'avverto sulla pelle. C'è in Italia, c'è nei giornali, c'è da tutte le parti. Cosa ha fatto lui? Perché cresce questa angoscia in questo film? Perché ha scardinato tutto. Non c'è il lieto fine. Anzi, i fini sono tre terribili, uno dietro l'altro. Chapeau, mi piace perché è crudo, è secco, è una lama rovente dentro un panetto di burro. Ben venga. E non c'è stato bisogno di esasperare la realtà, non stiamo parlando di chissà che mondo, chissà che cosa, no? Che ci porta lì perché dobbiamo... No, è la realtà, è il nostro... l'ipocrisia è il buongiorno alla mattina, è come sei tutto bene, cioè, basta quello, capito? Ma in quello, appunto, non bisogna per forza andare a prendere grandi esempi per cercare di, appunto, scardinare il rapporto tra finzione e realtà. Basta partire da questo buongiorno, basta appunto partire dal pianerottolo di casa o dall'ordine maniacale della casalinga, perché vuole dimostrare la pulizia all'esterno. La reputazione. Basta questo, e quello è dappertutto, è ovunque, in tutto il mondo. In Italia, forse perché la conosciamo un po' di più, ma si sente molto questa cosa qui. E Avesho, il posto in cui è ambientata tutta la storia, è un qualsiasi paese italiano o europeo o di ovunque dove può succedere una cosa del genere. E il mostro, e tu, la gente che è alla ricerca del mostro, va subito verso gli indizi più facili, no? Il bianco e il nero, il male, è lì, è lui, deve essere l'immigrato piuttosto che quello. Ma poi ti rendi conto, scardinando il rapporto tra finzione e realtà, che non è...
che non riesci più a distinguere tanto facilmente dove sta il bianco e il nero, perché diventa tutta una scala di grigi mista dove tu perdi i punti di riferimento, e questo porta inquietudine, ed è insomma una delle parti più importanti che caratterizzano questo film, che è un thriller psicologico. Prende spunto da tantissimi anni addietro, non vedevano l'ora la gente di poter additare le caccia alle streghe, le cose. Giordano, certo. Bruno è stato bruciato al campo dei fiori, e tutti, fino a prima era un genio, Galileo Galilei ha dovuto abbiurare, la signorina e Beatrice Cinci hanno tagliato la testa davanti a Castello. È già col tuo personaggio, e prima tutti, il mostro e poi invece è la vittima. Capito? Tutto, e la gente non vede l'ora, sembra in modo mediatico, ovviamente in un altro modo, con i mezzi differenti, ma sembra di stare al Colosseo nei tempi dell'antica, certo, Roma. I leoni che si mangiano, i cristiani, vediamo se parte dalla testa o dalla... È questa cosa qua morbosa che parte dalla gente, che non vede l'ora di additare. E, mi dispiace dirlo, ma in Italia siamo degli specialisti.